Il Sole è una dei miliardi di stelle della Via Lattea. E la Via Lattea è una delle centinaia di miliardi di galassie sparse nell'universo conosciuto. Dal telescopio spaziale Hubble ci arriva una vista del cosmo che fu. Un magnifico viaggio tra le nebbie della storia, fino quasi alle origini del Big Bang. Ogni macchia, ogni ammasso, ogni chiazza di luce. Un miliardo di stelle da una parte, un altro bilione dall'altra. Se volete conoscere la nostra collocazione nell'universo, alzate lo sguardo verso lo spazio profondo, fino al regno delle galassie aliene. Il nostro è un universo fatto di movimento, espansione, luce e oscurità. Riteniamo che il cosmo abbia un'età di 13,6 miliardi di anni. Solo per darvi un'idea, quella della Terra e del Sistema Solare è di appena 4 miliardi di anni, perciò l'universo è circa 3,5 volte più vecchio. Attraverso le ampie distese di vuoto interstellare, l'inesorabile stretta della forza di gravità tiene assieme stelle lontanissime. Nell'arco di miliardi di anni, questi astri si sono addensati, formando le galassie. Una galassia è un agglomerato di circa un centinaio di miliardi di stelle. In realtà non sono affatto vicine, tutt'altro. In realtà, in rapporto alle loro dimensioni, sono molto distanti fra loro. Se c'è una cosa delle galassie di cui non mi capacito è la loro grandezza. Sono gigantesche. Se il Sole fosse delle dimensioni di un punto sulla pagina di un libro, il puntino di una I, la Via Lattea sarebbe grande quanto gli Stati Uniti d'America. Insomma, sono enormi. Da secoli gli astronomi sanno che quella striscia di stelle e polvere che avvolge il cielo notturno sopra le nostre teste ha qualcosa di speciale. È la nostra galassia, una macchia bianca chiamata Via Lattea. È la luce complessiva di centinaia di migliaia di stelle, che è impossibile distinguere singolarmente ad occhio nudo e che deve il suo nome ai greci. Pensavano che assomigliasse a un fiume di latte. Nella nostra galassia ci sono un centinaio di miliardi di stelle e nell'universo osservabile ci sono un centinaio di miliardi di galassie. Ci sono più stelle nel cosmo che granelli di sabbia sulle spiagge della Terra. Se riducessimo le galassie alle dimensioni di un pack di hockey, la distanza che le separa sarebbe pari più o meno a svariate volte il loro diametro. Ecco, un pack qui, un altro là, più o meno la loro disposizione nell'universo è questa. Le immagini del telescopio spaziale Hubble ci mostrano una grande varietà di forme e colori. Ecco per esempio Sombrero, nota anche come M104. È una delle più grandi in un enorme ammasso di galassie. Contiene una massa pari a 800 miliardi di volte quella del Sole. Rispetto alla Via Lattea, il bulge, il suo rigonfiamento centrale, è molto grande in rapporto al disco. Questa immagine di Sombrero è anche un perfetto esempio di cosa accade quando si combina la potenza di 3 tra i migliori telescopi al mondo. L'osservatorio orbitale Chandra. Ecco un'immagine di Sombrero ripresa dalla sua apparecchiatura a raggi X.
il telescopio spaziale Hubble. Le sue foto ne catturano la luce che arriva sulla Terra dopo un viaggio di milioni di anni. Infine, il telescopio Spitzer, che delinea la segnatura di calore della galassia con immagini a infrarossi. Unite insieme queste tre immagini offrono una visione straordinaria e indimenticabile di questa meraviglia, che dista 28 milioni di anni luce. M51, la galassia vortice. I bracci della sua spirale turbinano come le scie di zucchero filato. Nel suo nucleo le stelle hanno una densità tale da illuminare a giorno in qualunque momento il cielo dei pianeti che orbitano in questa porzione di universo. Centaurus A, una galassia che emette enormi quantità di onde radio. Immaginate una stazione interstellare che irradia il suo segnale in tutto l'universo 24 ore su 24, tutti i giorni. È la più vicina delle cosiddette galassie attive, che sprigionano terrificanti quantità di energia dai loro nuclei. Questa è l'immagine ultra profonda di campo di Hubble. Scattata dal telescopio orbitale, dimostra quanto sia veramente vasto e sterminato l'universo. E rivela che quegli angoli distanti del cosmo non sono affatto vuoti, come qualcuno pensa. Osservare l'universo è come viaggiare indietro nel tempo. Vediamo le galassie quando ancora erano molto giovani, quando avevano solo una frazione della loro età attuale. Perciò il campo ultraprofondo di Hubble è davvero come un tunnel temporale. Ci permette di studiare le galassie come erano prima che esistesse il nostro sistema solare. La Terra ha 4 miliardi di anni e alcune delle galassie che osserviamo arrivano a 13. La luce ha lasciato questi corpi celesti molto prima che la Terra nascesse. Andromeda, una delle più vicine alla nostra, è a circa 2 milioni di anni luce. Per arrivare sino a noi da lassù, la luce impiega 2 milioni di anni. Perciò, quando la osserviamo, ci appare com'era 2 milioni di anni fa. Ed è una delle più vicine. Più scrutiamo lontano nello spazio, più andiamo indietro nel tempo. Per rendere meglio l'idea, ci rechiamo in uno dei luoghi più spettacolari della Terra. Il maestoso Grand Canyon. Se osserviamo i vari strati, vedremo rocce sempre più vecchie e possiamo risalire ai diversi ambienti a cui fanno riferimento. Perciò possiamo studiare la storia geologica di questa zona. In pratica, siamo in grado di ricostruire l'evoluzione di questo ambiente nell'arco di centinaia di milioni di anni di storia della Terra. Ebbene, scrutando le stelle che sono più distanti da noi, gli astronomi possono comprendere l'evoluzione dell'intero universo. Sin dai primi vagiti dell'astronomia galattica, gli osservatori notano che le galassie assumono una grande varietà di forme e dimensioni. Sono due le principali tipologie di galassie. Quelle a spirale, come la nostra Via Lattea, che ha questi bracci esterni e un disco molto sottile, e quelle ellittiche, che invece presentano una forma molto più sferica e sono prive di bracci. Le galassie a spirale contengono grandi quantità di gas interstellare e polveri da cui si stanno formando nuove stelle. Nel secondo caso, invece, le stelle sembrano essersi formate già da molto tempo, infatti non presentano molti gas e polveri. Ne esiste anche una terza tipologia, che definiamo irregolari e che non presentano una forma definita. Gli astronomi possono individuare con più facilità questi remoti ammassi di stelle se si mettono alla ricerca degli abbaglianti fari che in molti casi ne illuminano il centro. In molte galassie pulsano cuori violenti e ribelli. Sprigionano una quantità di energia capace di far impallidire quella combinata di tutte le singole stelle che ne fanno parte. Stiamo parlando dei nuclei galattici attivi. In alcuni casi scopriamo che al loro centro hanno motori molto potenti, che emanano un'enorme quantità di luce. Devono avere una potenza straordinaria,
perché sono estremamente brillanti anche se lontanissimi. Ogni secondo producono una quantità incredibile di energia. Uno dei più violenti e deflagranti tra i nuclei galattici attivi. Il misterioso fenomeno dei cosiddetti quasar. Si tratta delle cosiddette radiosorgenti quasi stellari. Alcune sono incredibilmente brillanti. La più brillante in assoluto è circa 1 biliardo di volte più luminosa del nostro Sole. Spettacolari flussi di energia elettromagnetica. Abbacinanti fari che illuminano il cielo per miliardi di chilometri. Questi fenomeni dirompenti sono una chiara dimostrazione delle forze che animano l'universo. Un quasar può essere più luminoso di un'intera galassia. Prendiamo per esempio il 3C-237, di cui il telescopio spaziale Hubble ha scattato alcune immagini. Abbiamo scoperto che emana un enorme getto di materiale, che è quasi delle dimensioni della sua stessa galassia. Questi nuclei galattici attivi sono qualcosa di davvero insolito. Questi fenomeni sono la dimostrazione lampante che lo spazio è un luogo molto violento. E ora sappiamo che è imminente una tremenda collisione. Proprio in quest'angolo di universo. La responsabile è la cosiddetta galassia nana del Cane Maggiore. Come indica il nome, le nane sono relativamente piccole, il che ne rende ancora più difficile l'individuazione. Ora il Cane Maggiore sta puntando dritto sulla Via Lattea. Le due galassie sono in rotta di collisione e lo scontro a causa della forza di gravità è inevitabile. Quando una piccola galassia si avvicina troppo ad una molto grande, gli effetti mareali la allungano e la distorcono. Quindi l'attrazione gravitazionale di quella più grande metterà sotto tensione le stelle della seconda, lacerandole. Prendiamo un gruppo di galassie relativamente vicine fra loro in rapporto alle loro dimensioni, più o meno come questi PAC. Tutti questi corpi celesti sono in continuo movimento nello spazio e di tanto in tanto una finirà addosso ad un'altra. Quando ciò accade, finiranno per distorcersi. Le galassie sono composte da miliardi di singole stelle, ognuna delle quali sarà distorta e si trasformerà in code mareali e in enormi archi proiettati in entrambe le direzioni. Ed ecco come le stelle di quella che un tempo era una remota galassia, dopo aver viaggiato per milioni di miliardi di chilometri attraverso il cosmo, potrebbero finire per unirsi alla nostra. Ma cos'è che spinge le stelle ad ammassarsi e a formare le galassie? Perché la materia dell'universo si fonde, dando vita a queste spettacolari strutture? Per scoprire la risposta, dobbiamo riportare indietro le lancette dell'orologio. Diciamo di qualche miliardo di anni. Se tornate abbastanza indietro nel tempo, raggiungerete un punto in cui tutta la materia, lo spazio e il tempo sono compressi e compatti in un punto infinitamente piccolo. Una singolarità gravitazionale di dimensione illimitata. Un punto che esplode con uno spettacolare Big Bang. Molto tempo fa, la materia e l'energia che più tardi contribuiranno a formare ogni galassia sono concentrate in un unico punto.